Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy perché dopo aver scoperto le vere origini di Juster e aver capito così che lui è un discendente diretto del Re delle Stelle, adesso non dobbiamo far altro che raggiungere Eden. Quindi una volta appreso qual è il nostro potere e appreso qual è la nostra discendenza, siamo più maturi e quindi siamo pronti per andare finalmente verso Eden. Come potete vedere, adesso Juster sta equipaggiando la lama del deserto numero 3, perché come vi ho spiegato sto iniziando a far crescere le armi del deserto e quindi voglio iniziare a parlare delle armi leggendarie. Quindi voglio approfondire un attimo poi il discorso, ma sicuramente ne parleremo più in là. Allora, devo mettere la chiave, che adesso non so dove sia. Dove me l'hanno buttata la chiave? Oddio. Allora, qui non c'è. Allora, fatemi vedere, perché forse sono io che sono cieco. Però non credo di vedere effettivamente dove sia la chiave per entrare in Eden. No, questo è il comando. Ah, eccola. Non l'avevo vista. Showed up in space. We're leaving now. So get back on board right away. A gate floating in space. Are we supposed to go in there? Sure does look really cool. My, my, this is fantastic. They say Eden civilization is considerably advanced. Seems kind of like overkill, don't it? Must have some great treasure inside. So it's right on the other side. Eden, the Phantom Planet. The place where I was born. Mari Glen. We finally arrived. Captain, are we ready to enter the gate? No, not yet. Listen up! Eden is finally within our grasp. Who knows what's waiting for us behind that gate? Could be unending riches. Or it could be an unspeakable hell. Do whatever it takes to get good and ready for anything Eden might throw at us. What is it, Kisala? How come you called me out here? Do you need something? Juster, there's something I want to tell you. Huh? I'm nervous about getting any closer to Mari Glen. Like I won't be able to be with everyone anymore. It's a scary feeling. And it's only getting worse. Kisala. I have a strong tie to Mari Glen because of who I am. And I'm sensing that something horrible is about to happen. Something huge. And awful. Juster! Thank you.
Diciamo che la situazione è abbastanza delicata. Allora, a quanto pare sì, siamo estremamente vicini ad arrivare su Eden, cioè siamo veramente a un tiro di schioppo, come si suol dire, però per il momento non so effettivamente cosa possiamo fare. In realtà le cose che si possono fare o che si potrebbero fare sono infinite. Una di queste sarebbe per esempio ritornare a esplorare i pianeti passati per tentare di trovare qualcosa di nuovo, cercare di completare magari le mappe, cercare di fare tutto quello che, diciamo, è giusto, no? Cioè, diciamo, tutto quello che possiamo fare, vedete? Qui praticamente possiamo dire di essere pronti oppure no. In questo caso dico no. Ok, quindi dobbiamo essere estremamente pronti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che questa è l'occasione giusta per andare in giro a zonzo ad esplorare un po' il mondo e ci rivediamo nel momento in cui sarò pronto per andare su Eden. Ok, piccolo, diciamo, piccolo dimenticanza mia, devo necessariamente guardare prima l'avanzamento verso Eden e poi successivamente andare da altre parti. Then what are you waiting for? We gotta set out for Eden. Grab your gear and let's get moving. So, this is a whole other galaxy. Let's see. Presuming that the gate is a type of wormhole, there is a good chance that we are no longer in the Wilhurser system. Look, over there! Oh! Now that's a gorgeous planet. That must be... Looks like it's a highly civilized planet. Finally, we've made it. What treasures could it hold? Oh man, they must be out of this world. Well, I guess we'll find out soon enough. Look! Is that some kind of tractor beam? It's like they're inviting us in or something. Hmm. As if they always knew that we'd be coming. I don't know. I'm not buying it. Don't you think it's kinda unusual that such a civilized bunch had let us outsiders just waltz right on in like this? Yeah, but what else can we do after coming all this way? We've gotta take our chances and land. What's your take on it, Captain? Just like Jaster said, ain't no use in running and hiding now. We might as well accept their hospitality. Yes, sir. We'll follow their guide beam then. What's that? Thank you.
See? Told you we were being set up. What the? Look at them all! I've never seen so many beasts! Oh, not even a Dorgonak is a match for a swarm like that! Captain, what should we do? Break out the big guns! Fire them at that huge fella there! Aye, aye, sir. I'll start charging them up right away, then. Big guns? That's right. It's our number one weapon, attached to the bow. No enemy in the world can survive an attack from the big guns. Charge up! What do we do now? Annoying little twerps. This isn't good. The ship won't stand much more of this. Look! Him down, eh? Oh, it's nice to have someone on our side for once, isn't it? Hey, don't they look like the robot we met in the labyrinth? I think you're right. They must live on this planet. They're trying to protect us. If that's true, that must mean Eden didn't send the beasts in the first place. Captain, the big guns are charged up and ready to fire. About time! Have a taste of this, you bilge scum! All right, let him have it, Steve! Fire! Firing big guns! They're pulling back. Sure gave us a run for our money, though. Oh, thank goodness. There! That'll teach you to mess with us! You stinking piles of crap! Hey! It looks like they're escorting us down to their city. Place. Amazing. It's like the city goes on forever. That's strange. For some reason, it feels so familiar here. Of course it does. It's because you were born here. But I was just a baby when I left this planet. Oh yeah. Still, I feel kind of nervous. Hey, look at that. They're coming to greet us. She must be some kind of big shot around here. Welcome to Mariglan. You have journeyed far. This place is known throughout the galaxy as Eden. I am Fradius, the queen of this planet. We have been waiting for your arrival for a long time. Welcome home.
Irieth. Do you remember me? Are you my mother? Finally. Oh, finally. What's all this? So Kisala must be. That's right. She's the daughter of the Queen of Maryglen. That makes her a princess. Jester! You knew all about this? Well, Kisala asked me not to tell anyone. Why you? I'm gonna murder you! Welcome to Maryglen. You must be weary from your journey. Please, rest here for a spell to regain your strength. By the way, Mrs. Queen, I heard Eden, Maryglen, holds the most prized treasure in the universe. I'm really fixin' to know exactly what kind of treasure they could be talking about. Think you could show me? Most prized treasure, you say? Well, I'm not sure whether they qualify exactly, but we do have an abundance of precious stones and the like here on our planet. But I am not sure as to whether they are the treasures you seek. Well, what do you know about this eternal soul thing? 'Cause I, well, as a pirate, you see, the thing is, I'd really like to get my hands on it, so, yeah. How could you say that? Come on. This is what we pirates do, Kisala. Eternal soul. Yes, the eternal soul does indeed exist on this planet. Oh-ho! Then it's true. Wonder if you couldn't, let us have it? Papa! Will you cut it out? Papa? I see. So you must be the one who raised Irieth. I don't know how I can ever thank you for what you've done. Very well, then. You shall have all the treasures you can find on Maryglen. Really? Do you mean it? And the Eternal Soul, too? That, unfortunately, we do not have. For that, you'll have to see Mother. Mother? Okay, sounds good. So all we have to do is go ask this Mother person, then? I'm afraid that is not possible. Mother never deigns to listen to us. Seems I'll need to tell you everything. The sad tale of Maryglen. I shall reveal to you how we ended up where we are today. Once upon a time, Maryglen was the most technologically advanced planet in the entire Wilhurser system. But one day, the evil energy known as Ruin appeared on our planet and began to eat away at Maryglen. Ruin is composed of forbidden energy that gives life to the lifeless. As I'm sure you have already witnessed firsthand, those who fall victim to the Ruin gain new life as monsters. Ruin does not discriminate. No one can withstand its influence. Even worse, the Ruin monsters on this planet are several times stronger than those you've encountered in the Wilhurser system. This is because Maryglen is home to a fearsome force that is the source of all Ruin. Mother. I see. So, Mother is the cause of all the beasts that exist throughout the galaxy. Exactly. Once our planet was in Mother's grip, there was nothing we could do except to wait for the inevitable.
The rune that Mother released would eventually strip this planet bare. And once our world was destroyed, it would move on to another planet and repeat the same process. Rune is like a voracious microbe that feasts on planets. We quickly realized that unless we somehow stopped her, Mother would eventually destroy the entire galaxy. That is why I decided to seal Mariglen into a space-time cleft, into a galaxy in a different dimension. That was the only choice we had. Everything we did was for the protection of our beautiful galaxy. So, you sacrificed yourself to save the galaxy. Now, very sad indeed. I wish there was another way we could stop Mother. But unfortunately, we had no choice. You must understand. I love this planet very much. I could not hand it over to Mother without a fight. Desperately, I tried to figure out a way to save it somehow. There is only one person who could stand up against Mother and win. And that is the Star King they spoke of in Legends. Our greatest prophets predicted that the one who carried the Star King's soul would appear in 10,000 years. Believing their words, I sent Ragnar to each planet in Wilhursar, placing keys on each one that could open the gate to our world. It was a gate that only the one with the Star King's powers could open. It was the Gate of Hope. Irieth, you were still just a baby back then. I was sure you could live in peace during the reign of the Star King. So I left you to Ragnar. I did not want to see you grow up in a world controlled by Mother. I wanted you to carry the blood of the Mariglen people into the future. Mom! After we made all the preparations, we waited many long years for you to open the gates of time and arrive on our planet. So that's how it happened. Now that the gate has been unsealed, Mother is sure to use it to bring her malice to other planets, just as soon as she destroys Mariglen. Please, help us defeat Mother and bring peace to this planet, as well as the entire galaxy. I get it now, Mrs. Queen. Just leave it to us, all right? Yeah. I don't know if I'm as strong as all that, but I'm prepared to give it a shot. We'll fight for you, Mom. I promise. For this planet and our entire galaxy, we're gonna defeat Mother. Thank you, Irieth. And thank you all so much. I believe in you. I believe in your powers. Please help us Mariglendans learn to smile again. A man named Yuvan waits for you near the South Gate. Go speak with him. He will lead you on your way. Go forth, brave warriors. Wait, let me get this straight. Pirates fighting to save someone? Since when are we so charitable? Yeah, well, what about it? Look, this planet is drowning in riches. What a terrible waste it would be if it all got eaten up by Rune. We'll get our share of them as a reward, I'm sure. Trust me, Zegrim. If you say so. Besides, have you taken a good look at Kisala's Ma? She's a looker. How can you say no to a woman like that, huh? I figured as much. Ok, e quindi abbiamo un attimo capito come effettivamente Mariglen, o per meglio dire Eden, sia diventato appunto questo tipo di pianeta. Ci sarebbero tante cose da dire, tante cose da prendere, esplorazione su esplorazione, veramente ci sarebbe un casino di roba. Ecco, io già nel frattempo sto iniziando, purtroppo
Ci sono alcuni forzieri che al momento non si possono aprire, perché appunto dobbiamo ricevere queste chiavi, che addirittura non sto ricordando se si potevano prendere prima o se in realtà sono stato io forse abbastanza negligente nel non cercarle bene in giro per il mondo. Ora veramente sto avendo il dubbio che in realtà io non abbia preso effettivamente le chiavi nei luoghi precedenti. Mi sta veramente venendo il dubbio, però non lo so, non lo so e quindi vedremo più avanti. Anche voglio vedere soprattutto durante tutta la mia esplorazione, perché comunque voi sapete che adesso io mi perderò nell'esplorazione. Assolutamente mi perderò nell'esplorazione, quindi già sapete benissimo cosa preclude tutto ciò. Allora, qui invece nell'ascensore dove si va? Si va su? Si va giù? Dove si va? No, si va giù, attenzione. Non ricordo completamente il pianeta di Eden, io ricordo soltanto la parte finale del gioco, no? Quindi il dungeon finale è ciò che ricordo, e il dungeon, quello che dovrebbe essere il dungeon segreto, ma ripeto, sono ricordi che comunque possiedo da veramente decine di anni fa, quindi neanche farei tanto affidamento su questi ricordi, proprio non farei proprio affidamento, però diciamo che è quello il ricordo più vivo che ho di questo gioco, quindi sicuramente qualcosa sarà collegato. Allora, per quanto riguarda invece tutto quanto il resto, io direi che magari possiamo anche fare una pausa, una piccola interruzione, giusto perché voglio dedicarmi nell'esplorazione senza essere troppo pressato, diciamo così. Voglio andarmi a vedere i bauli, se li riesco a trovare, voglio andarmi a vedere diciamo tutto quello che si può trovare all'interno del gioco o all'interno della mappa. Se ovviamente ci sono oggetti in particolari che devono essere visti, devono essere attenzionati, sicuramente ve li farò vedere o comunque li comunicherò successivamente. Vediamo qua nel frattempo cosa troviamo. Non ci sono... Questo Eureka? No. Liquimetallo? Eureka no. Pillole furtive? Oddio, ci sono un sacco di cose che qui in realtà si possono comprare, ma niente che mi interessi al momento. Comunque, va bene, dai, facciamoci un attimo un giro. Andiamo a vedere un attimo il pianeta. Ve lo faccio vedere, no? Perché mi sembra comunque giusto. Una pergamena numero 3, questo è ottimo. Ecco, vi faccio vedere un attimo, diciamo, il pianeta, così come ci si presenta. Ora, la mia curiosità effettivamente è andare anche nella parte di sopra, perché qui comunque dovrebbe essere la zona interessata per proseguire la storia, mentre io invece vorrei andare ancora ad esplorare, vorrei andare ancora in giro. Io purtroppo ho un grosso debole qui, cioè se io dovessi guardare con la mappa qua, e infatti vedete, siamo praticamente nella zona in cui dobbiamo andare, cioè proprio siamo nel percorso giusto che dobbiamo affrontare. Comunque magari andiamo avanti, facciamo un po' questa strada, dopodiché faccio un piccolo taglio, magari anche con un bel teleport, in modo tale da riportarci direttamente al palazzo della mamma di Kisala, cioè al palazzo reale tecnicamente, per evitare comunque di perdere altro tempo. Qui non ci sono forzieri, non c'è nulla. Qua sicuramente ci sarà un teleport, dai, non mi potete far fare tutta questa strada senza mettere un teleport nelle prossimità. Quindi andiamo a vedere che cosa ci dice questo tizio alla porta sud. Poi mi riteletrasporto, faccio un piccolo taglio giusto per fare un'esplorazione personale e poi ci rivediamo dopo. At last we meet. I've waited so long for you to arrive. This is truly an honor. For me? Yes. Only he who has the Star King's blood in his veins can defeat Mother and bring peace to the galaxy.
I have the utmost faith in your power. And Princess Iriath, within these woods, a trial waits for you. This trial is something you must overcome yourself. A trial? Yes. You will not be able to reach Mother's Lair without first going through this forest. Be strong, Princess. You must steel your heart. I believe in you. I have confidence that you will make it through these woods successfully. May you both find good fortune on your way. Are the woods really that bad? Yes, it will be difficult, especially for Princess Iriath. What does that mean? It's all right, Jester. Don't worry. I have no intention of giving up. I'm not going to fail. I'm going to save this planet. The planet where I was born. Kisala. All right. Let's go. Thank you, Yuven. Goodbye. Good luck. And be careful. Lord Albioth, Iriath has grown into a fine young woman. Soon, my duties will come to an end. Then I will be able to die without any regrets. I am certain Princess Iriath will make your dream a reality, Lord Albioth. She is destined for greatness. Eccoci qua. Appunto, come stavo dicendo, avrebbero messo sicuramente un teleport. Per cui io vado a fare una piccola esplorazione del Palazzo Reale. Ci rivediamo nel momento in cui inizieremo l'attraversamento di questa fantomatica foresta così pericolosa. Ok ragazzi, ci siamo. Ho esplorato tutta la parte nascosta, diciamo così, tra virgolette, dove mi sono letteralmente svenato. Sì, mi sono letteralmente svenato, perché come potete vedere adesso ho soltanto 9000 come soldi, cioè in generale come moneta, perché ho comprato tutte armi di livello oltre il 40 per i nostri amici. Quindi ci sarà veramente un bel da fare per quanto riguarda il power up, per quanto riguarda comunque anche il crafting delle varie armi. Quindi non vedo l'ora comunque di appunto andare a fondo a questo power up, a questo mio potenziamento dei personaggi. Però andiamo un po' avanti, andiamo un po' verso l'esplorazione di quella che è questa foresta, la foresta di Tiath, e vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Veramente questa per me è una parte che ricordo poco. Ricordo comunque l'antro di madre, mi ricordo che comunque madre ha un ruolo importante all'interno della storia, ha un ruolo importante anche all'interno del gameplay, però tutto quello che c'è prima, ragazzi, veramente non lo conosco. Ora, il fatto che io comunque stia utilizzando anche armi un po' più scarse, perché comunque sto utilizzando una lama del deserto livello 3, che è praticamente un'arma, direi quasi insulsa, oserei dire. Però fortunatamente, diciamo, i miei compagni di avventura possiedono armi decisamente migliori. Tra l'altro Kisala adesso ha appena maxato i suoi pugnali, quindi possiamo tranquillamente darle questi, e così li maxa al momento. Mentre invece gli altri ancora sì, stanno maxando, quindi va benissimo. E andiamo avanti. Qua già vedo forzieri, vedo cose che mi fanno venire l'acqua alla gola, l'acquolina in gola, scusami. Perché voglio tutto, voglio tutti i forzieri, cioè voglio esplorare. Cioè queste sono le parti che mi piacciono di più nel gioco, ovvero quando arrivi in una zona nuova e devi esplorare. Cioè fondamentalmente il tuo compito è quello, l'esplorazione. Cioè, cosa c'è di più bello in un gioco di ruolo? Cominciare l'esplorazione di un pianeta nuovo. Cioè, non
non so se effettivamente ci possa essere qualcosa di meglio, cioè proprio come gameplay, farlo proprio dal punto di vista di gameplay. Cioè non so se ci sia effettivamente qualcosa di meglio, perché boh, io fatico a trovare qualcosa di meglio. Cioè io veramente farei tipo i famosissimi, cioè su YouTube è pieno proprio i long play, dove io praticamente posso stare tranquillamente in silenzio e far andare il gameplay da solo, cioè senza bisogno di parlare, cioè solo gameplay, esplorazione. Cioè è una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare sul canale come esperimento anche personale, no? Però non so effettivamente quanti possono essere d'accordo, o comunque quanti piace, può piacere l'idea fondamentalmente. Non ne ho idea in questo caso. Pezzo di merda di Zegram con Chaos che ha attaccato subito a me, ha attaccato il primo. Si vede che ancora l'odio nei miei confronti non si è assopito del tutto. Lo scrigno è una trappola, penso che sia una maledizione. Beh, immaginando comunque il luogo con, diciamo, tra maledizioni e cose, penso che era quella più probabile, la maledizione, anziché un'esplosione, che è una cosa abbastanza semplice, no? Dal punto di vista concettuale proprio. Allora, con Juster dovrei aver finito... Esatto, dovrei aver finito di maxare la lama del deserto, così finalmente possiamo cambiarla con questa per il momento. Queste sono tutte armi che in realtà dovrò unire tra di loro, mi sa. Però per la lama del deserto voglio unire questa, che è diciamo un livello più basso ed è anche più ed è reperibile più facilmente, se così si può anche dire. Ah, ci sono, guardate, c'è come una sorta di villaggio qua, sembra quasi. Scaglia sirena, che questa mi serve per l'eureka. Ecco, passione fatale numero 2. Adesso dovrei aver sbloccato, se non sbaglio, la spada illusoria 3. Perché questa dovrebbe essere... Ah no, questa è la passione fatale 3. E allora veramente esiste soltanto la spada illusoria 2? Cioè, veramente ho già sbloccato questa supernova livello 3? Oddio, ma mi ricordo che esisteva un spada illusoria livello 3. Forse... Oddio, forse era solo nella mia mente? Strano. Forza antimale. Bene, ho sbloccato anche questa. Cos'altro c'è? Ah, potenza di difesa. Forza antifulmine. Lì ce n'è un'altra. Note immacolate livello 2. Sto iniziando a sbloccare roba anche per Kisala finalmente. Perché comunque Kisala come Eureka forse è una delle più indietro. Ora non ricordo effettivamente. Non ricordo effettivamente quanto sia rimasta indietro. Però penso che probabilmente sia una delle più diciamo vecchie come Eureka, cioè come sviluppo dell'Eureka. Questa pistola è decisamente OP. Abbiamo tutto il party, fondamentalmente lo è, quindi il quadrifoglio, questo è ottimo. Credo che però questa sia la direzione giusta. Io in realtà non voglio andare nella direzione giusta. Voglio sempre andare nelle vie traverse ad esplorare. È un mimic. Il primo mimic della città di Eden. Beh dai, ci stava prima o poi, eh. Facciamo un po' di spettacolo perché mi sembra giusto. Ci sta. Con il colpo infuocato numero 3, il massimo della sua potenza. Aia.
spade gemelle di Ama Zegram, che è fighissimo, guardate. Diventa un double wielder. Guardate che figo Zegram double wielder. Veramente, veramente figo. È l'unica cosa che in realtà di Zegram mi ha sempre incuriosito e mi è sempre piaciuto di Zegram. Il fatto che potesse essere lo spadaccino a doppia spada. Guarda che figo. E tra l'altro il suo potere d'attacco aumenta decisamente tanto. Cioè il fatto che leva con ogni colpo di spada 300 lui e io invece tolgo 130-150, cioè praticamente la metà, è decisamente OP. Allora oddio, non so se qua effettivamente è la zona giusta. A me pare proprio di sì. Io invece non voglio andare nella zona giusta. Voglio concentrarmi veramente sull'esplorazione della foresta. Che comunque armi o oggetti in generale. Anche il potenziamento delle armi, perché no? È una cosa fondamentale per me. Quindi ne voglio approfittare. Specialmente oggi che mi sento abbastanza in mood per registrare. Quindi direi che ci sta. Allora, facciamo un bel salvataggio, andando ovviamente su un nuovo slot per evitare problemi come quelli che mi sono successi l'altra volta, non si sa mai. Ok, abbiamo fatto il salvataggio. Ok, una volta che abbiamo salvato, io direi che faccio un attimo una pausa, vado all'esplorazione della foresta e di tutto quello che c'è qui attorno e ci vediamo nel momento in cui proseguiamo con la trama o addirittura, in base a quanto registrato, magari ci salutiamo e ci becchiamo poi nella prossima. Ok, ci siamo ragazzi, ho fatto una buona esplorazione per quanto riguarda la foresta. Ho craftato anche un'arma molto particolare per Juster, vi faccio vedere subito, l'Arondite, che è una delle leggendarie spade delle sette stelle, solo il prescelto può sprigionarne il potere. Questa è un'arma veramente particolare, sembra essere innocua, sembra essere abbastanza scarsa, anche perché comunque livello 40 appunto sembra essere scarsa, ma vi posso assicurare che è davvero tanta roba, è davvero davvero tanta roba. Sono felice di averla craftata adesso. Si fa semplicemente craftando, cioè unendo praticamente la lama del deserto con spade sempre più forti fino appunto ad ottenere il livello 40. E piano piano andrò a potenziare anche l'altra spada, ovvero quella di Re Libra, che piano piano anche quella può crescere, così come può crescere questa spada, e può diventare un'altra spada leggendaria che per l'appunto prende il nome poi successivamente, non mi ricordo adesso qual era il nome finale, ma comunque prenderà anch'essa una piega abbastanza diversa. Allora, qua sicuramente ci sarà il boss, quindi affrontiamolo e poi ci salutiamo. Look, it's not attacking us. Let's get in the first strike. Wait! Something's not right. It's a human. Irieth, is it really you? My beloved daughter. Huh? How eagerly I've waited for this day. The day that you would come back to me. Dad? Yes. I am your father, Albioth, King of Mariglen. I am so happy to see that you have grown up into such a beautiful young woman. Are you really my father? Then why are you... I don't understand. To save Mariglen, I went up against the cause of the evil destruction, Mother. But she was unimaginably strong. And there was nothing I could do. My beastly form is the price I paid. The price I paid for defying her. How terrible. You see, Mother is the source of all the evil beasts that exist in this world. She is a mass of rune energy
A fearsome monster with a strong will for destruction. There is no weapon that can be used against her. Even if there existed a weapon that could be used against her, she has eternal life. Mother cannot be defeated. Then, what can we do? She destroyed my planet. Transformed my father. I can't let her get away with that. There is only one way. We have discovered a way to neutralize the power of the rune using Dragellum energy. If you pierce Mother's heart with a sword forged from Dragellum, you may be able to destroy her from the inside out. Dragellum. Where can we find one? Listen to me carefully, Irieth. A Dragellum is... Servant, have you forgotten that you live only because of my mercy and generosity? Do not forget that you swore your allegiance to me. Your life is provided only as compensation for that alliance. As long as you live, you shall fight for me. Your life belongs to me. Dad! We've got to get away from here. Oh, Irieth. Listen. You must defeat me. This is the trial that has been given to you. If you cannot defeat me, you will never defeat Mother. Dad! Kisala! Let me go! No, Kisala! He's not human! Dad... All right. I'll save you from your suffering. Don't you worry, Dad. Kisala, hold on! Dad! What the hell is going on? Kisala, hold on! Pushing our luck too far here. Jester! Ah!
Hey, you guys better be pulling your weight. Sorry about that. Jaster! You did it. You have managed to stop me. Thank you, my beloved daughter. Dad. Why, Dad? We only just met. I could not die by myself, Iriath. My body and soul are entirely under Mother's control. I cannot fight her. So you see, I had to be slain by another. For so long, I've dreamed for a chance to have one last look upon your face before I die. And now, that dream has come true. This makes it all the more easy for me. My long, arduous battle is approaching its end. No, you can't. This isn't right. Dad! I only just met you. You can't go. Now, listen to me carefully. My dearest Iriath, in order to defeat Mother, you must obtain Trigellum. This mysterious energy can be found deep within our hearts. Here, take this. This is the Trigellum that you have created. It is a Trigellum of kindness, born of your own heart. This energy is produced in our hearts using the strength of our wills. It is the only thing that can nullify the rune's evil life force. If you can manage to gather all of your allies' Trigellums, it may just be strong enough to bring an end to Mother's curse. Ahead lies the Galza Sanctuary. There you will likely be attacked by phantoms, born of the weakness in your hearts. Yet this may be what it takes to unsettle your hearts and draw forth the Trigellums. You who bear the Star King's powers. Yes? After all the Trigellums have been collected, go see Yuvan. He will forge your Trigellums into a single sword. It will become the ultimate weapon, crafted from the combined strength of your hearts. All right. Take care of my daughter. And take this planet back from Mother. Dad. No. Don't leave me. Iriath, let me look upon your face one last time.
am so glad I... Lord Albioth, I see that your wish has been granted. Please wait for me on the other side. I shall be joining you shortly. Are you all right, Kisala? Uh-huh. The valley is just beyond here. Let's keep moving. Bene, e così abbiamo incontrato e sconfitto il padre di Kisala in una maniera sembra quasi abbastanza ridicola, no? Se pensi al fatto che comunque lo hai appena incontrato e sei stata costretta praticamente ad ucciderlo. Però va bene così, diciamo che alla fine ci può stare. Quindi per il momento vi ringrazio. Spero che questo episodio possa essere stato di vostro gradimento e noi ci vediamo ovviamente alla prossima.